E te che problemi hai? Surri, rispondi urgentemente, ho bisogno del tuo aiuto. Ciao, stronzo, muori! Gialli, Non vale neanche una perla di quelle che ho raccolto, merdone. Ora il drago ha rotto di fare il gradasso, eh. Mi ha rotto veramente le palle. Questa è bentornati nell'ottavo e probabilmente ultimo episodio della serie di Super Cube Survival. Nell'episodio precedente, dopo aver raggiunto l'ultimo obiettivo e completato quest'ultimo, ci eravamo resi conto che il mondo era completamente buggato e l'ultimo cubetto di portale che doveva mettere automaticamente non lo aveva messo. Per questo siamo intervenuti voi dicendo: Step, vai in game mode, aggiungilo, spolliciate e faglielo leggere, ma fotte sega, givati tutto il cazzo che ti pare, oppure Max che scrive metti la game mode. O c'è anche Vincenzo che scrive: lo prendilo dalla game mode. Ok, l'ho fatto, ragazzi. Abbiamo messo l'ultimo blocco del portale e adesso iniziamo. Sono andato in creative e mi sono messo quel pezzettino lì, questo stronzetto qua. Adesso noi semplicemente dovremo andare in punto numero uno ad posizionare gli occhi del land, che si mettono proprio qua, tutti a cerchio. Facciamo in modo che non ne manchi neanche uno. L'ultimo lo mettiamo da qua giù e non si attiva. Porca cagna! Perché non funzioni, eh? Che problema hai? Qual è il tuo problema? E te che problemi hai? Dai, ora come faccio io? Perché non funziona? Ma posso raccoglierlo di nuovo il pezzo di End? Dammi l'occhietto, che cazzo! Ritorno in game mode e facciamo le cose insieme come si deve. Teoricamente il portale, io ve l'avevo detto anche tanto tempo fa, deve stare sulla lava, su un cerchio di lava che gli sta intorno, sbaglio. 3 per 3, anzi sono anche 4 addirittura, questo è di troppo. 3 per 3 per 3, se io ci metto la lava, ragazzi, non è possibile se no sta cosa, eh. Se io metto la lava qua dentro, riempilo completamente di lava, adesso deve funzionare per forza, giusto? Ho 12 enderpearl di nuovo, aspettate, devo risalire e rimetterle. Se non funziona, siamo completamente fottuti, non so se ve ne rendete conto. 3, 2, 1, via! Non funziona! Non funziona! Non funziona! Non funziona! Io veramente non riesco a capire come sia possibile. Allora, dobbiamo fare una cosa d'urgenza. Surri, rispondi urgentemente, ho bisogno del tuo aiuto. Non mi rispondi, eh? Ti chiamo al cellulare. Pronto? Surri, devi aiutarmi. Non mi apri il portale del land in Super Cube Survival. Eh? Cioè, metto le ender eye ma non funziona. C'è la lava sotto? Ce l'ho messa ma non funziona. Eh sì, vai in creative e devi spaccare il blocco e ripiazzarlo, non fare così. Ci ho provato ma non fa. Come si fa a spawnare il drago? Devi scrivere in chat tipo summon spazio ender dragon. E però a quel punto lui va dove cazzo gli pare. No, 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 rimane sempre vicino a te, solo che è più facile. È più facile ucciderlo perché non ha le torri, te lo curano. E... però la Super Cube è quella là dove ci sono tutti i cubi in aria, no? Esatto. Quindi diventa più difficile per te. Cioè, sì. Non sicura, però se passa attraverso un cubo tu cadi nel vuoto. Esattamente. Ok, quindi in poche parole, ragazzi, Summon Ender Dragon ha detto Surri che è il modo per evocarlo. Ora ho messo il 2, se no me lo buttava direttamente e ci spaccava il culo. Sono andato sotto e ho posizionato lo spawner delle streghe, perché mi avete detto, anzi vi leggo il commento di Ciritrudi che scrive: spawn di streghe, ti danno le bottiglie di vetro, nel barattolo isola verruche del Nether, nella chest uno stack di lacrime di ghast per la porzione della rigenerazione, tutto ciò per sconfiggere il drago, bla bla bla. Quindi ora io ho messo lo spawn, dobbiamo solamente aspettare che queste streghe vengano fuori. Perché lo spawn di maiali? Io non ci capisco nulla. Ragazzi, mi sa che c'è qualcosa che non va bene all'interno di questa serie. Temo si sia buggato qualcosa. E va bene, così dobbiamo rinunciare anche alle pozioni che dovevamo fare. Quindi per la prima volta le pozioni che Steppi avrebbe fatto per salvarsi il culo non si possono fare, che bello. Allora, dobbiamo farci un inventario. Prendiamoci un arco, delle frecce, 36 frecce, quelle che abbiamo raccolto fino ad oggi. Abbiamo delle ossa, ma sono completamente inutili perché i cani non ci sono, in ogni caso non mi avrebbero aiutato. Ho del diamante però, due pezzettini di diamante. Se riesco a incastonarli in un bastoncino, tac, ci facciamo una spada. E non è male avere una spada, eh. Meglio di niente, ci si arrangia. Potrei fare anche una canna da pesca
in caso non riuscissi a colpire lo scheletro con tutte le frecce. Perché ho detto scheletro se devo picchiare un drago? Dettaglio. Comunque la canna da pesca ce la siamo fatta, va bene. Ho un uovo di zombie. Sapete cosa faccio io? Pezzo di merda, tanto moriremo sicuramente. Ciao, stronzo, muori! E anche questa è fatta. Un secchio d'acqua perché può sempre essere utile. Anzi, per la cronaca, ne abbiamo quattro qui. Ce ne mettiamo tre e boom, abbiamo il secondo secchio, così abbiamo due secchi da parte in caso dovesse succedere qualcosa di spiacevole, delle torce perché dobbiamo scappare. La bardatura di diamante potrei anche metterla al cavallo, però se ci pensate è completamente inutile perché dove ci muoviamo col cavallo? Purtroppo non è un cavaliere dello zodiaco che ha le ali sulla schiena e che no. È tempo di farlo, ragazzi. Summon Ender Dragon, via! Impossibile, non funziona. Forse si scrive staccato. Ender, spazio, dragon. No. Santa pazienza, ragazzi, eh. 1 milione di pagelle, no! Come hai usato? Mi ha lasciato con mezzo cuore, cioè ho rischiato tantissimo. Ha ucciso i miei maiali. Come ti sei permesso? Bastardo di un cazzo di creeper infame. Levati di culo tu, porca miseria. E basta, levatevi. Ragazzi, sta completamente degenerando. Io mi raccomando, scrivete nei commenti la prossima serie da fare, perché sennò perdo 1000 anni a trovarla. Ender Dragon. Oh, porca cagna! This is not good. No, no, this is not... This is not good. Porca puttana. Meno male ci ho letto. Meno male ci ho. Oh, porco il cane. Sono fottuto. No. No, 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 no. Ma che cazzo stai scherzando? No, ragazzi, è infattibile. È... Non riesco neanche a muovermi. Aspetta. No. E vabbè, no, no, è finita. Non pensavo nascesse così da un momento all'altro. Lo spawn è ancora vivo. Step puoi ancora farcela. Calmati. Ok. È solo questione di distrarlo. Se blocchi di smeraldo per salire. Oh, c'è l'acqua! Sali con l'acqua! Sali, 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 sali! Può sempre morire di infarto! E può... Fammi rovinare una serie. Fino a prova contraria a questa roccia. Non può romperla! Però può spaccare le mie ossa, quelle sì. Che bello, eh? Me lo sareste mai aspettati? Super Cubes finiva in questo modo? Probabilmente molti di voi sì. Io speravo di no, sinceramente. Ora, ragazzi, esigo che mi facciate il best of Super Cubes, eh. Obbligatoriamente no, attenti ragazzi, attenti al drago. Siamo ancora in tempo, sì, a volare di sotto. La spada! La spada di diamante, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho ragazzi. Calmi, 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 calmi. Lo uccidiamo. Ribalta la mucca, il trofeo. Ma che cazzo stai a dire? No, nel vuoto, no, non è giusto. Sei una matriosca di delusioni. Ok, non mi ha preso, non mi ha preso stavolta, vaffanculo. E vabbè, va a cagare allora. Pensi di fottere con me, drago? Va bene. E mo ci penso io. Hai voluto fare il fighetto, hai voluto fare il gradasso. Ci hai provato, pezzo di merda. Adesso devi provartela con qualcuno forte almeno quanto te. Ma non mi rompere la costruzione. Pezzo di schifo! Non mi fa costruire il Wither! Vai! No! Non mi dai il tempo! Ti prego, vai! Vai, Wither! Fagli vedere di che pasta sei fatto! E ora voglio vedere chi è il più forte, eh! Wither contro Drago! Attenzione, attenzione! Parte la sfida del secolo! Wither contro Ender Dragon! I due contendenti si danno battaglia! La vita del drago sembra scendere sempre di più! Non so perché sto parlando in questo modo, ma va bene lo stesso! Il drago sembra quasi impossibile nell'uccidere il Wither. Il vizio sta completamente uccidendo il drago. È una sfida all'ultimo sangue. Ragazzi, non l'avete mai vista una figata del genere, la verità, eh. Drago contro vizio. Fatemi vedere la vita del vizio. Ehi, il vizio c'ha tutta la vita ancora. Il drago invece sta iniziando a perire. Ci piace questa sfida all'ultimo sangue. Attenzione, entra un contendente. Inizia a picchiare anche lui il drago. Vuole farlo soffrire fino alla fine. Sto sacco di pulci che mi ha fatto impazzire. Scappi, eh? Codardo. Non vale neanche una perla di quelle che ho raccolto. Merdone. Sta cercando di fuggire dall'isola. Ragazzi, guardatelo. Vieni qua, maledetto che non sei altro. Vieni qui. Vieni da Step. Vieni, vieni qui. Mi sembra di inseguire i Pokémon, guarda. E ti catturerò con la mia Master Ball. Vieni, bello. Ciccio bello con la bua e la spada. Gli ultimi colpi, dai, 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 Step, dai, Step. Uccidi sto stronzo. Fagli vedere chi è che comanda. Faglielo vedere. Vieni qui. Eccolo, eccolo, è morto, è morto. Sì, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Fottiti! Implosione nucleare! Quindi quello laggiù in fondo dovrebbe essere la fine. Se ci entro dentro, quindi cosa succede? Caricamento del terreno. Mi ha portato nell'End! Ragazzi, questo è il secondo e vero drago dell'End. Che figo!
figata. Ritornando a ciò che aveva detto Alberto, potesse gasteghi, ma di tutto il cazzo che ti pare. Mi sono dato un po' di roba, una spada tipo super potente, un'armatura con un po' di roba, e l'arco con infinità, e soprattutto con potenza, e mo te faccio il culo, sacco dei pulci. Quasi devo andare a spaccare la torre a mani nude. Probabilmente ora cado e muoio, sta a vedi. Ora il drago ha rotto di fare il gradasso, mi ha rotto veramente le palle. Voglio proprio vedere ora che avrà la meglio. Vai, drago di merda. E l'abbiamo fatta, ragazzi. È finita stavolta sul serio, eh. Qui vabbè, lasciamo i guide che spaccano tutto. E la Super Cubes è terminata nel vuoto. Ragazzi, io spero che in qualche modo questa serie e questo episodio vi abbia trasmesso un sorriso, vi sia piaciuta, vi abbia lasciato qualcosa di divertente. Mi raccomando, fate il montaggino epico della Super Cubes. Poi rivedrò un pochino tutti e caricherò quello che mi piace di più. Consigliatemi la nuova serie. Spero che vi sia piaciuto. Se questo pollice in su, condividete, se cosa iscrivetevi al canale, per il prossimo video. Guarda, sempre tutto.